Al quartiere Anna Franca al Varignano è stata inaugurata la sede della donatoria di sangue della FIDAS, intitolata a Mario Guidi. È stato anche consegnato un defibrillatore di ultima generazione alla Parrocchia della Risurrezione, donato dai familiari di Mario Guidi, che per tanti anni è stato capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Viareggio e volontario attivissimo della Misericordia. Presenti ovviamente i suoi ex colleghi Bobo, Giuseppe, Bonuccelli, ancora in servizio come Vigili del Fuoco. Ricorda l'importanza di questa iniziativa. Mario Guidi è stato comandante dei Vigili del Fuoco di Viareggio per tanti anni, volontario attivissimo della Misericordia. Ha iniziato questa idea del volontariato e la continuiamo noi oggi. Il defibrillatore è uno strumento salvavita e questa è la prima parrocchia, la prima chiesa in tutta la Viareggio, la seconda in Versile, a essere dotata di un defibrillatore. Naturalmente verrà formato personale che lo sa adoperare e speriamo non ce ne sia mai bisogno, ma veramente può salvare una vita. Nel corso della cerimonia è stata anche donata un mazzo di fiori alla piazza Donatori di Sangue al Varignano, intitolata proprio e voluta da coloro che donano il sangue, che sono persone sicuramente importanti. Presente anche la senatrice Emanuela Granaiola, che sta presentando al Senato un disegno di legge sulla donazione del sangue dal cordone ombelicale, che vorrebbe proprio presentare in questa nuova sede del Varignano, che sarà anche un punto di riferimento per il 118.